Dal 14 al 16 settembre torna alla Mostra d'Oltremare il Festival Napoli incontra il mondo, manifestazione che coniuga musica, cultura, gastronomia e folklore di tantissime nazionalità. 3 giorni di eventi e spettacoli con stand provenienti dai diversi paesi presenti, dove sarà possibile acquistare prodotti tipici e artigianato tradizionale, oltre ad assaporare le specialità della buona cucina internazionale. L'evento ospita quest'anno anche il Festival dell'Oriente e presenta molte novità. Vi sarà un intero padiglione dedicato al Japan Festival, un vero e proprio villaggio giapponese dove sarà possibile visitare mostre e aree culturali dedicate alla cultura e alla tradizione del Giappone. Nell'area esterna avremo un altro evento molto importante che è l'Expo Yoga. Delle novità salienti, soprattutto dal punto di vista del palinsesto musicale, una fra tutte la presenza di una delle band più importanti del mondo celtico, che sono i Sour Patrol, che propongono un repertorio di cornamuse e tamburi. Abbiamo il Festival Argentino, con un ristorante dedicato all'enogastronomia argentina, quindi con la squisita carne asado, e delle milonghe di tango che affascineranno sicuramente il pubblico. La globalizzazione è anche il mescolare culture, lingue, sapori e saperi, e il fatto che a Napoli si ospiti l'unico festival del mondo in una città straordinaria come questa ci riempie di orgoglio. È un'occasione straordinaria da tutti i punti di vista e anche un bel modo di stare insieme in un mondo nel quale purtroppo ogni giorno assistiamo a conflitti fra popoli, fra persone, fra religione. Noi amiamo la pace e il Festival del Mondo di Pace parla. Non solo artigianato e prodotti tipici, saranno presenti al festival decine di ristoranti con una vasta offerta gastronomica, prevista un'area dedicata al cooking show con esperti chef orientali, da non perdere gli spettacoli serali della Fontana delle Sedra ed il lancio delle lanterne luminose. È uno spettacolo meraviglioso e l'anno scorso mi ha emozionato anche vedere tantissime persone attorno alla nostra Fontana delle Sedra e applaudire addirittura al termine dello spettacolo. È una bellissima emozione, non solo ascoltarle ma vedere la partecipazione dei cittadini ma anche dei turisti che vengono a vedere quella fontana, è una cosa che riempie di orgoglio.